Siamo qui con Irene Spadaro, fondatrice e insegnante della prima compagnia, dell'unica compagnia teatrale intergenerazionale di Marzabotto, che porta il nome di Teatrando vai, perché nasce dalla fusione di teatrale e mandovai, per non prenderci molto sul serio, quindi è teatrando vai. Raccontaci un po' la genesi, però come è nato tutto, quando è nato e i risultati che comunque avete 4 anni fa raggiunto. ho proposto al Centro Giovanile Cainua di Marzabotto un laboratorio teatrale, perché c'erano varie esperienze di teatro, ma niente che permettesse di giocare al teatro senza sentirsi troppo presi sul serio, a poter sperimentare le emozioni senza per questo essere obbligati a portare sulla scena un personaggio, un lavoro con il testo. E così questa proposta è stata accolta dal Centro Giovanile, che è stato il primo a darci fiducia, e in una finestra di tempo che andò da aprile a giugno, dove poi abbiamo fatto quello che abbiamo chiamato prova aperta, quindi né saggio né stolto, una prova aperta a tutti, che venissero a vedere cosa diamine facevamo. Alla prima Marzanotte abbiamo fatto un mini spettacolino in cui giocavamo le nostre improvvisazioni, e poi l'assessore alla cultura ci ha dato fiducia e ad oggi facciamo anche parte dello staff che fa l'accoglienza al Festival della Commedia Antica. Quindi siamo cresciuti di persona in persona, e poi appunto nascendo come compagnia che ha sia i ragazzini di età compresa 8-15, sia gli adulti 18-80. Non chiediamo poi i documenti, dopo un poco. Non, Non cioè. servono. No, no, andiamo a spanne. Okay. Si regge in piedi, è autosufficiente e può stare con noi. E unendo le due cose ci si ritrova in delle improvvisazioni teatrali a trovarsi in scena il ragazzino che prende il ruolo dell'adulto e l'adulto che si deve comportare da ragazzino. L'idea Quindi è questo scambio di ruoli, proprio anche di continuo, età, sicuro. sostanzialmente. L'idea fondante di Teatrando Vai sono 4 regole, e la cosa più importante è maneggiare le emozioni in un ambiente divertente, sicuro, rassicurante come quello che può essere il teatro, per poi cavarsene nella vita, perché a me non interessa assolutamente tirar su un ottimo attore che porti un eccellente personaggio in scena, ma che te la cavi nella vita. Poi vengono fuori degli spettacoli. Perché uno gli dà il canovaccio e ci mette dentro la loro fantasia, la loro voglia di ascoltare, di scommettersi, di. Sì, sostanzialmente quindi nei vostri spettacoli c'è una sorta di traccia, di indirizzo, una sorta di chiave e poi, cioè, la stragrande maggioranza, da quello che ho capito, è lasciata anche alla libera interpretazione, all'improvvisazione dei Quattro anni, protagonisti. esatto, a 4 anni ormai abbiamo già dei prodotti finiti. C'è quello che chiamiamo Improbotto, che è un formato unico al mondo, perché sono 3 squadre e 5 giurati, e un unico protagonista, poi, che è il pubblico, che se la ride dall'inizio alla fine, in cui appunto queste squadre mescolate, adulti e ragazzini, improvvisano su dei temi suggeriti dal pubblico, dai giurati, che poi danno il voto finale. E 3 prodotti con il testo, due realizzati come saggio finale. Un invito in scena con delitto, perché l'ispirazione nasce dal fatto che un invito a cena con delitto costa tantissimo. E allora abbiamo invitato tutto il paese in teatro, facciamo un invito in scena con delitto, indovinatelo l'assassino con noi sul palco. Nella tua esperienza di insegnante, a chi è più facile insegnare? Cioè, i ragazzini che hanno forse magari dalla loro più l'entusiasmo, più la fantasia, la voglia di buttarsi, oppure agli adulti che magari reputano magari di avere più esperienza di vita alle loro spalle, Non ma magari è sono più legati a livello di spontaneità, di una questione emotività. di anagrafe. Si riesce a trasferire quello che si è, perché come diceva, non mi ricordo chi, non trasferirai mai quello che sai, sicuramente quello che sei. Si riesce a trasferire il contenuto sia a un adulto ben radicato nelle sue convinzioni, sia a un ragazzino tutto sveglio ed energia. L'importante è che abbia voglia di urlare in coro con noi, sì, facciamolo, qualsiasi sia la proposta. Quindi è l'apertura mentale, la voglia di scommettersi e di giocare. No! E io ho 3 cose sulla schiena, bella sarà il nuovo tatuaggio. Vuole far sale
lo stomaco. Apri, apri te, oggi messo al suolo fagioli pure. Io penso che oltre al contenuto il pubblico abbia magari adesso anche voglia di sentirsi più appartenere al palcoscenico. Nel senso, se non sai, se non chiedi, non c'è puoi molto sapere. Distacco tra le cose molto classiche e il pubblico, quindi c'è sempre una sorta di barriera invisibile ma durissima che non ti permette di immedesimarti forse quanto appunto quanto l'improvvisazione, quanto vivere più le storie di vita. In un format come quello di Cecilia, come un altro che stiamo lavorando per un'altra associazione, cioè non si dice niente perché non siamo. Non siete scaramanti? No, assolutamente. Allora... Ok, la docca seguisce. In un viaggio come quello di Cecilia, in 45 minuti, tutti contenuti, in cui tu un po' ti identifichi, un po' ti fa rabbia, un po' sorridi con noi, un po' dici anch'io voglio rimboccarmi le maniche, in quei 45 minuti in cui il contenuto è lì, funziona. Se io voglio andare a ridere, mi piglio il calendario di Sasso, di Bologna, e l'offerta c'è, bisogna schiodare quella pigrizia. Certo. Perché alla fine molti passano dal teatro o dalla televisione, vengono al teatro perché alla fine sentirla, quell'eco, cioè superare la barriera che vediamo e sentirlo respirare in maniera diversa. Si può dire che è il primo amore, il teatro è sempre il primo amore. Il mio primo amore sono i giovani. Il teatro arriva dopo come strumento, perché c'era già quella che faceva fare la megnameria, quella che faceva disegno, e non so dove. L'altro che facevano tutte le attività sportive e io, avendo smesso attività sportive, cominciavo più a somigliare alla palla che allo sport e volevo uno strumento che potessi maneggiare. Quindi il mio primo amore sono i giovani, il secondo è il teatro. Prima di passare agli appuntamenti, so che tu hai comunque un appuntamento importante da comunicare che riguarda sempre appunto il viaggio di Cecilia. Ti chiedo proprio, ci sta a pennello con questa intervista, se è più facile essere attrice in un palcoscenico davanti al pubblico o essere se stessi davanti a una telecamera. È più facile essere se stessi davanti al pubblico, perché alla fine il momento in cui recitiamo, quindi hai vestiamo le due cose. Sì, perché vestiamo o abitiamo un personaggio. In base a qual è il tuo stile, se è quello di indossare l'abito del personaggio o entrarci dentro finché ti appartiene totalmente. Ed è quella la finzione che una volta scesi dal palco è finita. Ma ogni giorno abbiamo personaggi, ruoli, interpreti in cui siamo primari, secondari, coprotagonisti o semplicemente a tirare giù il sipario di una scena che non vorremmo vedere. Ale, che fa vedere il stomaco? Faccio questo effetto. No, ho le valigie in macchina, che saluto, me ne vado, ciao. Invece qui abbiamo Daniela Giordano e Daniela Soprani, due delle più affezionate attrici di Teatrando Vai, e io comincio subito con chiedervi come siete entrate in questa grande famiglia, come avete iniziato la vostra esperienza e cosa è scaturito da dentro di voi per iniziare a far parte di questa avventura. Sono una delle pioniere assieme a Irene, praticamente, perché ha cominciato 4 anni fa per caso e ci avevano proposto questo corso per adolescenti. Ho una figlia adolescente, mamma vieni anche tu, ho cominciato e non ho più smesso perché mi sono forse più appassionata di mia figlia. Sono entrata per curiosità. E conoscevo Irene, avevo visto Irene lavorare in teatro e mi aveva incuriosito, mi piaceva. E sapevo che faceva questo corso di teatro. E in più è stato mio figlio, mi ha spinto, mamma vai, ti diverti, prova. E così mi sono presentata al corso e mi ricordo che la prima cosa che ho detto con Irene, non farmi salire sul palco. Cioè io rimango dietro, vi aiuto, faccio quella che fa vedere i nomi, ma non farmi salire sul teatro, sul palco, perché era terrorizzata, completamente terrorizzata. Poi ho iniziato, abbiamo fatto la preparazione del primo saggio, diciamo, e lì mi sono buttata.
com'è stato entrare, diventare attrice, cioè non più da giovanissima, insomma? Abbastanza dura, anche perché si lavora tanto sulle emozioni, e le emozioni da grande hanno delle grandissime inibizioni, almeno nel mio caso, però adesso è molto gratificante ed è molto bello. Ed è vero che il teatro vince la timidezza personale, o è una leggenda metropolitana? Si è magari più spigliati quando si è sulla scena, e magari fuori si è ugualmente timidi? Sì, a me succede questo. Io sul palco mi sento un'altra persona, proprio, mi sento proprio bene. Forse perché non vedo il pubblico, loro vedono me, ma io non vedo loro, però mi sento proprio bella, carica. Quando la prima volta che sei salita sul palcoscenico, quando ti sei trovata il pubblico davanti, cioè che cosa hai pensato? Qual è stata la prima cosa che hai pensato? Scappo via oppure... No, a me succede di solito prima, sempre, già dal primo spettacolo. Sul palco entro in una dimensione tutta mia, non sento nulla. È prima di entrare che proprio scapperei via immediatamente. Però sul palco entro in questa dimensione che mi fa stare veramente bene. Non sento voglia di scappare, assolutamente. No, non penso che il palco vinca la timidezza. Succede una cosa stranissima. Sei dietro le quinte e ti tremano le gambe, le mani sudano. Oddio, non vado fuori, si apre il sipario, ti butti, dopodiché dimentichi di avere davanti un pubblico, dimentichi qualsiasi cosa e vai avanti, reciti, hai lavorato per quello, lavori con i compagni e quindi tutto scorre. Allora, ma con la certezza che difenderemo quella creatura a tutti i costi, maschio o femmina che sia. Il dolore del parto è uguale. Sì, tra il primo livido e la prima bruciatura, lì in mezzo ci sono stata la polizia. Cecilia, basta. Siamo passati da un omicidio ogni 3 giorni registrato nel 2011 ad uno ogni 2 giorni. Nella maggior parte dei casi gli autori di questi delitti sono mariti, ex fidanzati, comunque persone nella cerchia effettiva delle morti. Associazione per la prevenzione del tumore al seno, poi ancora delle giovani imprenditrici. E se da bambine non abbiamo trascorso il tempo con i maschietti a fare squadra e a difendere l'unica porta giocando a calcio, oggi possiamo essere orgogliosi per i risultati delle altre. Tu hai avuto un ruolo, diciamo, fondamentale nel viaggio di Cecilia, cioè sei la voce appunto narrante di tutta la storia. E, secondo me il tuo ruolo è stato forse per certi aspetti il più drammatico, cioè raccontare tutte le vicende della storia. Cioè, tu come ti sei sentita? L'hai vissuto proprio internamente? Come hai affrontato questo ruolo? Comunque abbastanza tosto se vogliamo. Sì, è stato emozionante. Emozionante perché Cecilia rappresenta tutte le donne del mondo. Quindi Cecilia è la bambina che prepara i dolci con la nonna, che trasmette la tradizione. Però Cecilia è anche la ragazza indiana, la bimba indiana che viene maltrattata, di cui si abusa. E Cecilia è anche... però la donna che vive in Norvegia, che vive in Svezia, è comunque emancipata, comunque... Sì, è stato bellissimo, bellissimo, in alcuni momenti struggente, perché quando si pensa a come viene trattata in alcune parti del mondo la donna, è veramente umiliante. La recitazione, la maschera nella vita va bene oppure no? Oppure comunque è meglio sempre essere se stessi? Possiamo avere la rivalsa, perché ci possiamo comunque mascherare anche noi. Quindi non reciteresti mai nella vita? No. Anche perché, per come sono fatta io, non potrei mai stare serena. Preferisco girare la testa alta. Io sono qua, sono io questa. Ti va bene, non ti va bene, io sono questa. Si può dire che abbiamo tra queste due bravissime allieve una tua erede di insegnamento? Probabilmente sì,
A livelli diversi, ma entrambe non voglio studiare. Non voglio metterti in imbarazzo, quindi non ti chiederò chi delle due. Anche se potrei fare. Perché hanno dei potenziali diversi. Mm-hmm. Una riesce a trasferire quello che impara, l'altra interiorizza molto ed è più capace a intessere rapporti. Perché una è più Ministero degli Esteri e l'altra è più Ministero degli Interni. Però servono entrambi, altrimenti la comunicazione non c'è. Ma tra l'altro penso che stiamo parlando di niente perché non hai la minima intenzione di andare in pensione, giusto? Io so che quel giorno che dovessi andare via, Teatrandovai non morirebbe, perché è qualcosa che nasce da me ma va oltre di me, perché non è incentrata su quello che so fare io, ma su quello che è il messaggio base. L'errore non esiste, ascoltare, accettare, divertirsi.